Oh, buongiorno, signor Villiers. Come sta? Bene, grazie. Senta un po', Pablo, dove ha trovato questo libro? Oh, sa, qui da me i libri vanno, vengono. Per caso non ha nient'altro di questa autrice? Françoise Leroy. Oh, ma può darsi che abbia scritto solo questo. Potrebbe informarsi, farò delle ricerche anch'io. È davvero tanto interessante. Beh, è allo stesso tempo logico e passionale. Non so se mi sono spiegato. Mica tanto bene, sa. Beh, allora diciamo che è molto femminile. Oh, adesso si è spiegato. Non vorrei mica rispondere a questa parte. Oh, certo che sì. E aspetterò tutta la notte nel parco che appaia la mia sconosciuta. Andiamo. E queste saponette? Un sacco di gente riceve delle cose che non ha mai ordinato. Cos'è? Ti trova sporco? Sofì, ti prego! Almeno fossero buone. Stammi a sentire. Ho tutto quello di cui ho bisogno. Ti sono fedele. Non cerco niente. Non mi servono né amanti né saponette. Sono Françoise. L'ho invitata io qui al concerto. Spero non le spiaccia. Cosa vuole da me? Perché mi scrive? E perché quelle saponette? Quali saponette? Potevi fare a meno di alzarti. Mio marito che va a caccia è uno spettacolo che non si deve perdere. Neanche fosse la prima volta. A stasera. Vieni, credo di aver visto qualcosa. Ecco, senti, di qua. Spara! Accidenti! Per di qua, correte! Finalmente si è decisa a darmi il suo indirizzo. Non ho mai capito il suo gioco. Non so neanche se è veramente un gioco. Non so più niente. Per colpa sua, mia moglie è morta. Ero venuto per... Non so più perché. Ce l'avevo con lei. Volevo vendicarmi. Ma poi... Mi è piaciuto il suo libro. Mi piace l'ambiente dove vive. Ha visto le sue lettere che hanno fatto. Adesso mi lasci in pace. Eccoci qui complici della sparizione di un tesoro. Avere riunito dei commensali di rango è un vero piacere, amici miei. Lei
Riesce a togliersi ogni capriccio. Gliel'ho già detto. Io non credo al caso. Preferisco prendere le mie precauzioni. Lei vuole tutti a sua disposizione. Tutti? Oh, no. Non pretendo. Non pensavo di rivederla qui. Veramente? Ma sì, veramente. Signorina Leroy. Sono venuto per vedere un'autrice e occuparmi del lancio del suo libro. Come vuole. Avrei rifiutato se avessi saputo che si trattava di lei. Eppure? Eppure cosa? Leonora, suoni la campana per il pranzo, subito. Che ti scriveva le lettere. Ha combinato tutto lui. Bene, è finita. Ce ne andiamo.